Sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità. La parità di opportunità, l'accessibilità, la parità tra uomini e donne, il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità. Articolo 27. Lavoro e occupazione. Si riconosce il diritto al lavoro delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri. Articolo 30. Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport. Gli stati riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza. Salve, sono Katia Pietra del coordinamento Pavese per i problemi dell'handicap. Oggi è la giornata internazionale sulla disabilità e abbiamo avuto l'invito dalla giunta a partecipare a questa conferenza stampa proprio in funzione del fatto che la giunta intende ratificare la Convenzione ONU per i problemi delle persone con disabilità. Nel frattempo c'è in questo periodo anche la campagna della FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap, che chiede un contributo per la campagna Persone non pesi. Questo proprio per dar modo alla FISH di istituire una call center per mettere a disposizione degli avvocati o del personale proprio per la salvaguardia e l'informazione rispetto ai diritti delle persone con disabilità. Vi invito a prendere conoscenza della campagna e, per quanto potete, sostenerla. Grazie. Assessore Alice Moggi, giornata internazionale per le persone con disabilità. Qual è il ruolo del comune e delle associazioni? Sì, allora il ruolo del comune innanzitutto è quello di porre attenzione su questa giornata e su tutti i principi che stanno dietro a una giornata del genere, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Noi tra l'altro come comune abbiamo una serie di strutture che si occupano di disabilità, abbiamo tre centri diurni, abbiamo un servizio SFAC, servizio formazione e autonomia, e quindi in questi giorni questi servizi saranno aperti alla cittadinanza che vuole andare a vedere di che cosa si tratta, quindi con un open day. Le stesse associazioni organizzano tutta una serie di iniziative, di campagne che noi intendiamo promuovere proprio perché riteniamo che sia ancora importante parlare del tema della disabilità, dei diritti delle persone con disabilità, ma soprattutto iniziare a parlare delle problematiche legate alle persone, quindi affrontare queste tematiche con il termine persona al centro e non tanto invece quelli di altri tipi di problematiche.